Scheiß im Ticino. Zwei Gläschen Wino, mit drei Lappen ab auf Campione ins Casino. Mit vier Lappen Zucker im Casino. Walk with me. Buongiorno a tutti da Svizzeralanda 360, questa è la prima tappa dell'estate 2022, qui a Viareggio faremo un paio di ore e poi andremo sicuramente a prendere la nave a Livorno che ci aspetta per la Sardegna. Questa è la prima tappa, come vedete non c'è estremamente tanta gente, abbiamo preso degli ombrelloni in affitto, 20 euro per tutto il pomeriggio perché si muore, sono 35 gradi e è una figata assurda. C'è un paio di nuotate e via. Comunque, tanta roba. Come primo assaggio di mare, ci sta. Niente, ci vediamo sulla nave. Eccoci qua, siamo appena usciti dalla spiaggia, adesso torniamo alla macchina. Allora, praticamente abbiamo affittato un ombrellone per 20 euro pomeriggio, per tutto il pomeriggio praticamente, molto di meno rispetto ad Alassio, quando siamo andati ad Alassio, e Alassio a Monte Rosso, poco distante da qua. E vabbè, il mare è quello che non puoi dire che è come quello della Sardegna, quindi è quello che era. Probabilmente per mareggiato, il mare mosso, cose del genere, era completamente pieno di alghe, però chi se ne frega. Adesso mangiamo qualcosina, gli ultimi panini, e ci dirigiamo verso Livorno per prendere la nave che ci porterà in Sardegna. Eccoci qua, siamo all'aeroporto, al porto, come vedete dietro di me c'è una delle navi, la Tirrenia, ma non è quella che dobbiamo prendere, arrivare a fianco a quella, però ovviamente non è ancora, sono le 7:30, quindi è un po' prestino per tutto quanto, però non è cambiato niente, il porto è sempre lo stesso. Le vecchie strutture del porto, ovviamente inutilizzate, e qualche vecchia struttura del 1600, per il genere. Niente, adesso vediamo un po', andiamo a trovare il bar, il bagno, cose così, e vediamo un po' quando arriverà la nave. Sono un po' offuscato, sono anche un po' bruciato. Come vedete è anche una struttura molto interessante questa. Però non ho la minima idea di che storia sia. Se vado a cercare un bar, ho la carta di imbarco, perché per rientrare devo averla, se no faccio la fine della, in cui non me la sono portata e vabbè, c'è stato un po' un casino, sono ritornato, mi hanno sgamato, mi hanno fatto casino e mi sono un po' incazzato. Vabbè, andiamo a trovare sto bar. Ecco qua l'arrivo della nave, quella che ci porterà direttamente in Sardegna. Tutto il suo splendore. Sembra un po' una mega nave di lusso, con tutti questi specchi. Per carità non è il Titanic, però. Adesso entreremo direttamente dal retro della nave. Dalla poppa, dalla prua, come cazzo si dice.
dovremmo essere i primi. Guardate quante altre persone ci sono, però dovremmo essere i primi, quindi ce l'abbiamo quasi fatta. Dovrebbe partire alle 11:15 più o meno. Adesso vediamo. E questa è la nave della Costa Feris, Sardinias Feris, con tutta la sua bellezza. Ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti. Non so se si capirà qualcosa, il casino che c'è, il vento, cose del genere, ma sono circa le 6 del mattino e abbiamo una bellissima alba. Allora, non ho ripreso altre cose perché comunque è successo un buon casino. Praticamente durante la prenotazione online, posti nelle cabine erano esauriti, e quando io ho selezionato il posto, appunto quando ho prenotato il posto in cabina, ho selezionato cabina, 4 letti eccetera eccetera, non mi sono accorto che il sistema, il sito, non me l'aveva data, e quindi non mi ha fatto la prenotazione sia andata che ritorno. Questo mi ha portato ad arrivare qui a cercare la stanza e non averla, e quindi siamo praticamente spaccati in poltrone pagate 11 euro l'una, e non ho dormito un cavolo. Mi sono alzato alle 4:30 del mattino e adesso non so che cacchio fare. C'è la mia ragazza che sta un po' dormendo, ma non so per niente cosa fare. Vediamo un po', tra un po' forse apriranno per far colazione e via. Comunque almeno godiamoci questo panorama. Non fa neanche freddissimissimo, dai. Potrebbe esserci il vino. Comunque questa è la storia, quindi prima non ho voluto, non ho fatto altre riprese e nient'altro. Insomma, magari vi faccio vedere qualcosa della nave e via. Questo è un po' il ponte della nave. Magari vedrò di andare un po' più in là. Farvi vedere qualcosina, ma non c'è niente da dire in più, è un po' tutto chiuso, quindi non si può che ammirare il tramonto. Vi faccio vedere qualcosina là dentro e niente. Allora niente, questo è uno dei ponti. Qui c'è una sala, un ristorante, cose così solita, abbastanza lussuosina, dove ho tentato anche di ricaricare il cellulare. Qua sono varie poltroncine e qui sempre il tramonto. Ci sono varie sale, vari ristoranti eccetera. Qui è un'altra piccola caffetteria, piccola self service, che magari vedremo se venire qua a fare colazione o meno. Vediamo un po'. Io che sono, non ho ben capito ancora che ora aprono, però non lo so, non ho neanche ben capito a che ora arriviamo. Vittoria verso le 7, ma non lo so, vediamo. Allora, qui è il ponte della reception, un lato lì, l'altro lato lì c'è la reception. Niente di spettacolare, non vi preoccupate.
soliti corridori dove ci sono le stanze, le cabine, poi questa è la cabina dei commissari, eccetera. Però comunque sono tutte uguali, questi corridoi delle cabine. Non parlo troppo ad alta voce perché comunque c'è gente che sta ancora dormendo. Di là, se non vedete lì, ci siamo noi. Con la porta lì a sinistra. Le nostre poltrone. Ecco, questa è la zona un po' dove stiamo dormendo noi. Ecco qua la colazione, anche la marmocchia si è svegliata. Non in modo e niente, facciamo colazione e poi vediamo se alle 8 a te ci vostro. Capito qualcosa? No. Benissimo. Vabbè, comunque alle 8 sbarcheremo. Quindi facciamo colazione e via. Eccoci qua sulla costa sarda. Finalmente. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Temperatura gradevolissima e speriamo che il resto vada tutto bene. Comunque è tanta roba. Ecco di là le coste dei Golfo Aranci. Ecco qua la manovra di avvicinamento. Praticamente si sta rivolgendo verso la parte posteriore dove siamo entrati, sta facendo una sorta di derapata in modo da far uscire tutte le auto. Figata. Guardate quanta acqua si muovono i motori. Tutta l'onda d'urto che crea. Sotto a mezz'ora dovremmo sbarcare. Spizzerando 360, eccoci di nuovo qui. Allora, piccolo riassuntino di queste giornate, anzi sì, di queste giornate praticamente, perché sono state un po' troppo movimentate, quindi non ho potuto raccontare grandi cose, però è stata anche molto complicata la questione, perché dopo la storia della nave che vi ho ben raccontato, che noi pensavamo di aver prenotato la camera, invece il sistema ce l'ha annullata perché non c'era posto, eccetera, siamo riusciti comunque a trovare un posto, una camera anche per ritorno, prenotando il biglietto direttamente alla biglietteria del porto senza pagare niente, perché evidentemente c'erano delle offerte speciali o un qualcosa di speciale che dalla compagnia, che se modificavi il biglietto entro una certa data praticamente era gratis, infatti non abbiamo pagato niente. Poi il problema è stato dopo, visto che qui in Sardegna molti pezzi di strade statali, strade provinciali sono in manutenzione, cioè
le stanno rifacendo praticamente. Infatti ci sono tanti lavori, tante cose, che molti di questi pezzi sono bloccati, sono totalmente chiusi, quindi il navigatore impazzisce e vi fa andare in posti assurdi. Allora, sapete già che la mia ragazza soffre le curve e tutto quanto, quindi il navigatore praticamente ci ha fatto fare una strada che non abbiamo mai fatto in vita nostra, in mezzo alle montagne, colline, in mezzo a foreste di boschi, di macchia mediterranea, in mezzo a nulla, non c'erano né case, né macchine, né paesi, né niente. Qualche paese ogni tanto, ma proprio in questi paesini sperduti in mezzo al centro della Sardegna, dove veramente vivi la vera Sardegna in sé, non il mare, le spiagge fighe, il mare cristallino, il turismo eccetera, proprio in mezzo al centro della Sardegna, in mezzo alle montagne eccetera, in mezzo a posti della Madonna, perché comunque abbiamo attraversato canyon, vallate, fiumi, una figata assurda. Non ho potuto riprendere niente di tutto questo perché in primis l'umore non era molto 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 simpatico, diciamola così. Diciamo che in primis eravamo incazzati, io non tanto, alla fine mi ero incazzato tanto per la camera, anche se vi ho fatto vedere delle clip, cose del genere, della nave, però molto da scazzato. Il problema è stata la mia ragazza, che è veramente stata male durante quel tragitto, perché curve a destra, a sinistra, tutto curve. Poi lasciamo stare le condizioni dell'asfalto, che in certi punti era un tipo di asfalto, in certi punti un altro, vabbè, solite cose stile Sardegna. E vabbè, però se fossi stato da solo avrei fatto dronate della Madonna, quindi riprese col drone, foto eccetera, che più ne basta, più ne dopo tutto questo casino che è durato, sarà stato questo percorso 40 minuti almeno, quasi un'ora di strada in montagna devastante per la mia ragazza. Dopodiché siamo riusciti all'uscita, diciamo all'altezza di Oristano, a prendere appunto la strada statale normale, quindi tutta dritta, perfetta, fatta quasi bene, fino appunto al paese di San Giovanni su Erge, dove abita, dove ci sono i genitori della mia ragazza. Però ovviamente la prima parte è stata devastante. In più, seconda cosa, a parte il malessere delle curve, cose del genere, in più abbiamo anche sentito al telegiornale che c'è un'invasione delle cavallette. Infatti ci siamo ritrovati stormi di cavallette. Sapete cosa vuol dire stormi di cavallette? Che sembrano palle da ping pong che rimbalzavano sul vetro della macchina, una cosa devastante. Infatti non mi sono accorto totalmente del danno fin quando non siamo arrivati a casa sua. Quando sono uscito dalla macchina era totalmente piena di cadaveri di cavallette, che sono andato a pulirla per un'ora, sono stato lì a cercare di pulirla bene, però certi cadaveri, certi sono incastrati nel radiatore, dovrò scrostarli un po' meglio. E niente, dopo questa mega disavventura abbiamo fatto in questi giorni un po' di cose con la sorella della mia ragazza, di Monica, sarà un po' con la nipotina e cose del genere, quindi per ora ancora niente male. Sicuramente andremo domani, quindi come primi giorni sono così. Purtroppo quando veniamo in Sardegna è sempre così, prima poi parenti, cose così, poi ci divertiamo noi, siamo più rilassati noi. Abbiamo preso un bed and breakfast per 2 settimane, sempre qui a San Giovanni su Erge, e in un posto molto molto bello, e si chiama il Mirto Bianco, bed and breakfast Mirto Bianco. Vi lascio sicuramente il link in descrizione eccetera. E niente, ho fatto anche un po' di riprese col drone che vedrete sicuramente dopo, e via, ok? Quindi se volete anche venire in questa zona, cose così, vi lascio appunto il link. Adesso vediamo magari il proprietario se fare qualcos'altro in più, vediamo un po'. Però vi lascio comunque il link in descrizione, per comunque rispetto, aiutarli comunque lo stesso, ok? E niente, ci vediamo al prossimo vlog e statevi bene, ciao ciao! Your heart.
con Spliff im Mulli e buongiorno Ticino. Kiff im Haus, mach den Vino, für stell das Boccalino parat. Damit noch das...